L'attuale trend del mercato crocieristico registra una forte richiesta di navi con dimensioni sempre maggiori che consentano agli armatori di aumentare il numero di passeggeri a bordo. Questa continua crescita dimensionale porta a navi di oltre 160.000 tonnellate di stazza lorda, che necessitano costosi investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture produttive, tra cui bacini più grandi, canali di accesso più profondi, mezzi di sollevamento più potenti, non sempre realizzabili in tempi compatibili con le mutevoli condizioni dei mercati. Nasce da qui l'idea di sviluppare soluzioni progettuali che consentano di aumentare il numero di cabine passeggeri disponibili a bordo, semplificando al contempo l'organizzazione del cantiere e il processo produttivo. Maestri, finanziato nell'ambito del Port FESR 2014-2020 della regione Friuli Venezia Giulia, è un progetto estremamente sfidante che ha cambiato radicalmente il modo di concepire e realizzare la nave da crociera, sviluppando un nuovo concept costruttivo basato su macro moduli abitativi. L'idea è stata quella di concepire una struttura nave che permettesse l'inserimento di macro moduli abitativi, ossia blocchi costituiti da più cabine affiancate e sovrapposte, che non dovessero sostenere i carichi strutturali di trave nave e quindi potessero essere assemblati separatamente e poi installati a bordo. Ciascun macro modulo è stato pensato come un'unità indipendente autoportante che viene prefabbricata a terra, completamente allestita e dotata di impianti, pronta per essere montata sulla struttura nave e collegata all'impiantistica principale in modo semplice. Per fare tutto questo era necessario modificare in modo sostanziale sia la struttura che la distribuzione impiantistica e ci siamo avvalsi della collaborazione di una società e delle università del Friuli Venezia Giulia. La società, la Marinoni, è esperta nel nostro modo di realizzare le cabine e ci ha aiutato a sviluppare alcuna componentistica, mentre le università di Udine e Trieste hanno realizzato due diverse tipologie di moduli abitativi. Poi l'Università di Trieste si è concentrata nello sviluppare le analisi relative alla struttura nave, mentre l'Università di Udine ha sviluppato il processo produttivo e la logistica necessaria per le nuove modalità costruttiva. L'adozione dei macro moduli sulle navi da crociera, una volta completata la definizione dei dettagli, porterà diversi vantaggi all'azienda produttrice. La soluzione innovativa sviluppata nel progetto Maestri consente infatti non solo di ridurre il tempo di allestimento a bordo e di conseguenza il tempo complessivo di costruzione della nave da crociera, ma anche di eliminare gli sprechi e abbattere la produzione di inquinanti che sono spesso presenti nel processo produttivo tradizionale. La sicurezza in cantiere costituisce un altro importante risvolto positivo delle soluzioni sviluppate in Maestri. L'incremento passeggeri a parità di stazza o con un ridotto incremento della stessa concorrerà inoltre a ridurre l'impatto delle nuove navi cruise in termini di inquinamento ambientale. Modularità, efficienza, ecosostenibilità, sicurezza. Questi i risultati del progetto Maestri per la nave del futuro.